Non è Paolo che... da Novara, Paolo. Ma niente, mi avete fatto aspettare per sentire ancora Taormina. Io sono completamente nauseato da vivere in un paese dove ci sto io. In fallimento, dove voi continuate a chiamare i soliti falliti. I soliti, guardi, fallito sarà lei, scusi. Persone, le persone che non fanno altro che ripetere le solite cazzate. Guardi che lei, ecco, che arriva, lei è uno di quelli che cazzate ne dice. Lei è uno di quelli, perché quindi falliti, se c'è qualcuno, se c'è di falliti, se c'è anche noi, se c'è qualcuno, se c'è qualcuno di fallito è lei che è ridotto a parlare di queste cose con le nostre tasse. Ma guarda, ma che cazzo dice? Ma che dice? Le nostre tasse. Lei continua a parlare. Ma che sta dicendo? Un criminale. Ma che sta dicendo? Un criminale che è un politico, e allora dice così. Certo, certo. Perché anche il criminale, il criminale deve essere, il criminale deve essere difeso, e stia attento, e stia attento lei a non commettere qualche reato, perché se continua così lei non troverà nessuno che la difenda e va in galera, ha capito? E lei va in galera a fare il buffone. Senta, ancora, guardi, scusi, un avvocato che dice di aver studiato tanti anni, ma per che cosa? Dobbiamo stare ad ascoltarvi ancora. Senta, lei, ma lei che ha difeso i politici, e poi un Parenzo, che si mette a urlare parlando di Mandarà, cioè, un poveraccio che magari avrà detto delle cavolate in mano, lei... e non urla e non spreca il suo fiato per criticare, per attaccare un Nitto Palma, quel modo di parlare, di fare politica. Quella è la politica che dobbiamo sponsorizzare ancora, che voi come giornalisti dovete ancora sponsorizzare. Ma che le ha fatto Taormina, scusi? Che le ha fatto Taormina? Ma questo... mi sono rotto le palle di questi personaggi. Di tutti questi personaggi che continuate a pubblicizzare, ecco, farci sentire. Ho capito. Ma basta, io stasera, ma adesso ho si sta appunto, si sta più la Zanzara. Ma è lei che si sta pubblicizzando, non la senta più la Zanzara, ma che, sì, ma che è un onore per vi la Zanzara. Il mago Ronzo, il mago che chiamava. Ma vada a morire ammazzato, guardi. Il mago, una volta chiamano il folle, il pazzo. Senta, lei è il circo. Senta, anche lei, le posso dire una cosa? Anche ma vada a morire circo. Ammazzato due volte, non una. Ma chi cazzo sei? Ma chi sei? Circo. Vi siete divertiti? Ma cammina, buffone. Buffone, ma tu che fai? Ma tu che lavoro fai? Avete fatto arrabbiare il professore. Ma che lavoro fai tu? Mi fai capire che lavoro fai? Che fai? Io pure lavoro. Allora dimmi che lavoro fai tu. Dimmi che lavoro fai tu. Che lavoro fa? Ma che fa? Ma che deve fare? L'imbecille deve fare. Che deve fare? Paolo, che lavoro fa lei? Dai, ridiamo, Parenzo, ridiamo. No. Dai, che ma voglio dire, l'avvocato dobbiamo piangere. Non è il caso di sprecare ma il fiato come smettere. Fatto con me. Ma la vuole smettere? Ma la vuole smettere? Non urlare con lui, Paolo, anzi, abbassare le braghe, come fate voi. Come fate voi che fate i forti con i deboli. Sì, i forti, scusi, con Paolo, i deboli. Paolo, scusi un attimo, però abbia pazienza. Lei ha chiamato. Per la prima cosa che ha fatto è stato attaccare a sprombattuto dicendo che non dobbiamo chiamare più criminali, gente fallita, criminale, eccetera. Criminale sarà lei, sarà. Scusi Paolo, abbia pazienza. Laura, mettimi Laura, chi è? Guarda. Ma chi è Laura? Paolo, chi è Laura? Abbassato questo qua, attaccato. Paolo, richiamatelo un attimo, richiamatelo. Non gliene frega niente chi è Laura. Io ho chiamato per un altro motivo. Parliamo, continuiamo a parlare. Ma come non gliene frega niente? Lei in diretta dice: Laura, metti Radio 24. Scusa, Paolo, abbia pazienza. Perché si sta esibendo, capito? Voleva far sentire la mogliettina il suo show. Voleva far sentire la sua fidanzata lo show. Testa di cazzo. Allora, l'avvocato Taormina, che si esibisce lui nei suoi spettacolini. Sì. Quali spettacolini? Lo continui a fare. Certo. Non stia lì a perdere tempo con me. Non mi devi autorizzare tu. Io faccio come mi pare. E allora tu sei un morto di fame. Questa è l'etica. Sei un morto di fame e sei invidioso. Capito? Ma lei sa cos'è? Ma quale etica? Ma cammina. Certo. Lo so bene. È quella che lei non conosce. È quella che conosco benissimo. L'etica professionale. Ma ci dice che professione fa lei? Ci dice che cazzo di lavoro fa lei? Scusi, eh?
Ci vuole dire che lavoro fa? Ma che fa lei di lavoro? Io faccio l'avvocato. Tu che fai? Tu che fai? Difendi le cause perse. Culo, ma di cosa? Difendi le cause perse. Ma cammina. Paolo, che mestiere fa lei? Ma c'è stato un processo su cui. Ma che c'è di male? Ma scusi, il professor Taormina ha detto. Hai difeso un criminale politico, democratico. E allora, chi è sto politico, ma anche tu quando, che hai difeso? Anche tu quando diventerai un criminale ti cercherai un avvocato. Dillo, capito? Chi è che hai difeso? Io non te lo dico perché non voglio offendere. Siccome è stato assolto, non lo posso dire. Capito? Vai, non lo posso dire. Ti piacerebbe. Imbecille. Imbecille, manda l'ambulanza. Imbecille, l'ambulanza. Paolo, io gliel'ho chiesto, non ha voluto dirlo. Chi è il politico? Non ha voluto dirlo perché fa il furbetto come Nitto Palma, che dice: Non sono. Non facciamo confusioni, non facciamo confusioni. Cos'è che diceva prima Nitto Palma? No, si vuole parlando di, non si tratta di spionare, ma che cosa stiamo ascoltando? Senta, ma che mestiere fa? Invece che dirmi ma lei, ma mi dica lei, chi è il democristiano che ancora è in politica e che lei fa il prima, politico? Io glielo dico, se lei mi dice, se lei mi dice che lavoro fa, io glielo dico, ma lei non conosce colloqui fra persone, allora io le dico. Fermi, lei mi dica che lavoro fa. Di fame. Vabbè, ma questo è uno stronzo, guarda, lascialo perdere. Paolo. Uno stronzo, dai, parliamo in romano, dai, vamo. Paolo, romani, lei deve dire, l'avvocato Taormina dice che ci dirà. Ma che ne frega l'avvocato Taormina? Stia tranquillo. Ma parla di Carletto, non dell'avvocato Taormina. Tu stai attento. Ma mica lo conosce da qua, ma che lo sapeva? Ma chi se ne frega? Ma è più importante di Mandarà o ma di questo che amico, che amico vostro prima, questo? Ma che amico vostro? Parlando della sua situazione. Che mestiere fai, Paolo? Che mestiere fa lei? È più importante Carlo Taormina che ha difeso un criminale. È più importante Carlo Taormina che lo dice a viva voce. Fa l'avvocato, che deve fare? Che mestiere fa lei, Paolo? Ma non gliene frega, non glielo dico, non glielo do sta soddisfazione. È mio il mestiere. Peggio per lei se non ce lo vuole dire. E io mi... So solo che mi sveglio la mattina, ogni mattina alle 6. E la sera arrivo alle 8:30 alla volta. Che mestiere fa lei? Faccio un bel mestiere, non ve lo dirò mai. Mi diverto, mi piace morire il mio lavoro. Ma perché non ce lo deve dire? Perché non ce lo deve dire? Perché non ha mandato a far culo, professor Taormina? Non voglio sentire carne delle vostre parole inutili. Ma scusi, il professor Taormina è venuto qua e ci ha detto con orgoglio: ma che professore Taormina? Io difendo i criminali e me ne vanto. Ma che cos'è? Ma chi è? Ma che cos'è? Ma come chi è? È professore. Ma che cos'è il professore Taormina? Per me è una figura bella. Ma tu chi sei? Me lo vuoi spiegare? Il cavaliere, il professore. Ma tutto il pugno di gente che ti farà butti, che ci hanno messo. Buffone! Ma smetti! Vattene a morire ammazzato, vai! No, professor Taormina, ci credo che difende le persone che gli danno 10 anni, se li difende così! Fermi tutti perché mi sono rotto le scatole. Professore, lei ha detto una cosa però prima. Io ho difeso un politico della Prima Repubblica, tuttora vivente, importante. Che io ritengo un vero criminale. Che lei è un vero criminale. Certo. Chi è? Lei ci deve dire chi è. No, non glielo dico. Ma ho capito. Cioè, lei ha fottuto la magistratura tecnicamente. Possiamo dire così? Ma questa è la cosa più bella che uno possa cioè, fare. Cioè, fottere la magistratura. Certo. Ma come certo? Un politico importante della Prima Repubblica. Professore. Se lei fosse imputato di qualche reato, non vorrebbe essere assolto? Beh, sì. Allora basta. Quindi, no, ma quello, infatti, non si discute. Però io dico una cosa. La cosa è importante. Io ho fottuto la magistratura. Ma sì, ma l'ha detto. Che è la verità. Allora, lei ha fatto assolvere una persona che considerava politico della Prima Repubblica un vero criminale. Che sapeva essere un colpevole. Un vero criminale. No, ha detto una cosa diversa. Sapeva che era un criminale. Vabbè, quello è normale. Sapeva che era colpevole. Che reati erano? Professore, che reati erano?
reati contro la pubblica amministrazione. Contro la pubblica amministrazione, cioè malversazioni, cose terrificanti, corruzione, concussione. Sì. Paolo, ha sentito? Ma che cosa? È un fallito. Beh, un mica fallito. Tanto, ha vinto la causa, insomma, mica tanto fallito. Ma traffico, sì, torniamo subito. Esattamente il contrario. Si è fatto una risatina la sera, si è divertito, si è fatto la risatina che lui l'ha fatta scampare a un criminale. Bravo, che lavoro fa lei, Paolo? Che lavoro fa lei? Ma è più importante dirle fa il volontariato che lui. Che sapere fa il volontariato lui. Ma è il criminale che ha difeso. Ma se lei dice che lavoro fa, Taormina dice il nome della persona. Ma questo è amico vostro. Ma non è amico nostro. Ma che amico nostro? Figuriamoci. Paolo, allora, che lavoro fa? Il mio lavoro? Io devo dirlo il mio lavoro. Ma perché? Qual è il problema? Ma che fai? Sei amico al segreto di Fatima. Si vede che va a rubare. È un problema. Uno che si vergogna a dire quello che fa vuol dire che fa il delinquente. Cirino Pomicino. Il problema più grosso è il fatto che tu da giornalista non dice che lavoro fa vuol dire che guadagna illecitamente. Ma il mio lavoro non è importante, ma è importante. Paolo, se lei vuole sapere il nome della persona, che poi scopriremo, devi dire che lavoro fa. È molto semplice. Ci dica che lavoro fa e lui ci dice il nome. Ma lui non ce lo dice perché va a rubare la nostra. No, ma non è vero. Vabbè, non lo vuole dire. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Frase, come dire, topica del professore avvocato Carlo Taormina. Potete da Milano, per così, isolare questa frase, dobbiamo mandarla sempre perché mi rimette di buon umore. Ma questo, com'è la frase? Paolo, c'è ancora lei? Certo che ci sono ancora. Stia la frase isolata. Stia tranquillo, no? Ma è vero che il professor Taormina in Sardegna ha la casa accanto a quella di Grillo? Cioè, ma accanto, che vuol vicino, dire? C'è una villa vicino alla mia. Accanto alla sua? Accanto, no, vicino. Vicino, ma come? L'ha mai visto? Vi siete mai incontrati? Sì, certo, siamo incontrati, ci siamo visti, ma manco ci salutiamo. No. Lui non sa. Lui è, no, ci conosciamo di vista. Di vista. Cristian da Verona. Buonasera. Dica. Corruzzani, volevo complimentarmi con lei perché anche questa sera riuscite ad aumentare l'audience. Sono felicissimo di finalmente trovare l'avvocato Taormina, anzi l'avvocato, professore, avvocato professore. All'università, io nei confronti degli avvocati seri, l'avvocato delle cause perse, l'avvocato che difende i criminali. Ma che avete fatto? Vi siete messi tutti insieme? Fammi capire. Ma che vi siete coalizzati stasera? Di difendere i criminali, di frenare la magistratura. Ma vergognati. Grande Cruzzani, grandissimo Cruzzani e grande Parenzo, lecca culo, ma grande Parenzo. Ma come si permette? Solo perché Taormina è venuto qui, fa un mestiere, quello dell'avvocato che deve fare. Ma che mestiere? Ma dai, grande Cruzzani comunque, stasera con Taormina, grandissimo audience. Arrivederci. Senti. Vabbè, Cristian, ecco, Paolo, c'è ancora? Ma sì, ma io me ne sto pure andando, perché alla fine stare qui ad fai bene, ad ascoltare, guarda, gente, è meglio che te ne vai. Ad ascoltare ancora, essere messo in linea con l'avvocato Taormina che si trova dall'altra parte. Ma quale considerazione? Ma hai ragione, vattene. Stiamo aspettando che te ne vada con Cruciani. Ma perché non te ne vai? L'avvocato Taormina. Ma perché non te ne vai? È un nome. Ma chi ti paga? Ma chi vai alla Tele 7, a Tele 51. Chi ti paga? Quei canali ormai dimenticati da tutti. Chi ti paga? Chi ti paga? Fare pubblicità, ma chi lì, ti paga? Buffone. Ma perché mi ma sei? Ma sì. Paolo, chi è Laura? Laura è una come lui. Chi è Laura? Come? Chi è Laura che chiamavi prima? Laura? Sì. No, io non ho detto Laura. Chi è Laura? Come si chiama quella che hai chiamato prima? Per farsi sentire era la mia segretaria. Sì, la segretaria. Era la mia segretaria. La segretaria. Vabbè, grazie Paolo. Perché ce l'ha solo l'avvocato Taormina, la segretaria. Che lavoro fa lei? Non ce l'ha detto che lavoro più fa. Più di una, non una sola. Che lavoro fa lei, Paolo? Ma allora, io... penso che sia più importante sapere il nome del democristiano che l'avvocato Taormina dice
è un criminale e che lui ha difeso e che però non ha voluto pronunciare il nome, che dirvi il lavoro che faccio io. Vabbè, pazienza. Il lavoro che faccio io me lo tengo io. Addio. Faccio un bellissimo lavoro, felicissimo di farlo. E io mi tengo il nome, che ragionamento è? Ma che significa mettere in rapporto una cosa o un'altra? Tu hai la vergogna di dire che lavoro fai. Questa è la verità dei fatti. Piace, e quando succede sono così, medico, vuol sono dire... medico. Sono medico. Sono un medico, salvo le vite, allora non c'hai un cazzo da fare se vieni qua a metterti in collegamento con la Zanzara per dire queste stronzate. Capito? Quando faceva il lecchino di Berlusconi. Ma quale lecchino di Berlusconi? Io Berlusconi l'ho sempre condiviso. Per i soldi, capito? Solamente per difendere i criminali. Io lo dice così tranquillamente, col sorriso tra le labbra, diceva Dell'Utri quando diceva che lui in ma i criminali Paolo ha detto che mese ne fa, ha detto che lo ricordate Cruciani? Ha detto che mese ne fa, basta.